Ciao gamer! Oggi parliamo di... Perché ero con le testa stavo passando a Gamersty? Stavo dicendo Gamersty? No. No, oggi parliamo delle feature che vorremmo vedere su Pokémon Sole e Luna. Dato che... Sono preparato stavolta. Sì, dato che non dovrà uscire presto. Parliamo solo di quello da adesso. Esatto. Allora, al terzo posto... Ci metto il computer di gioco. Io non voglio più vedere quel vecchio computer di gioco. Cioè, basta. Perché lo apri, cioè, è così penso da... Da come è uscito Pokémon? Negli anni? 20 anni. Sono 20 anni, quindi nel 95. Nel 96. Vabbè, 96. Ah! Madonna, che cultura, ragazzi. Ecco, dal 96, cioè, vedo continuamente questa cosa che ti chiede ritira o deposita, poi hanno aggiunto sposta. E poi hanno fatto la big trollata. Perché so forse cosa vuoi dire. Prima, al primo posto c'era ritira. Mamma mia. Allora tutti andavano su sposta. No, tremendo. Nella nuova gen hanno capito tremendo. Che c'era questo problema. Allora hanno messo l'unica sposta cosa... al primo posto e ritira al terzo. L'unica... Quindi tutti andavano al terzo posto in automatico. L'unica cosa bella del computer vecchio era il confronta. Che poi hanno tolto purtroppo. Era bellissimo. Ti prendevo due Pokémon e ti li confrontavano tutte le... Una a destra e una a sinistra. Esatto. Tutte le statistiche. L'hanno tolta. Io al terzo posto ho messo un level design migliore, quindi un mondo che cambia, non che rimane statico. Ah, quindi proprio... Magari stagioni, ma non... Ma le stagioni già ci sono. Banali, sì. Sì, ok, finte. In base a dove vai, cioè qualcosa che magari, ecco, che so, inverno in una zona in particolare trovi un Pokémon, poi d'estate ne trovi un altro, qualcosa del genere. C'è qualcosa così, ma sono veramente pochissimi. Sono più che altro zone che sono sempre in inverno o sempre in estate, cioè... Vorrei qualcosa ricordare... che cambiasse proprio tanto. Mi hai appena ricordato del delirio per prendere gli insetti su Animal Crossing. Tutti che aspettare il giorno, esatto. Magico, l'ora magica. Qualcosa del genere. Del mese, del giorno, del secondo, esatto. Comunque, secondo posto, lo leggo perché mi dimentico sempre tutto quanto. Un'altra serie di leggendari. E lo dico perché sono rimasto deluso da XY da questo punto di vista. Cervo. Perché? È un uccello. Ma in realtà, allora, il cervo e l'uccello di per sé, vabbè, ok. D'accordo, ci possono stare. Però gli altri. Cioè, io sono cresciuto con i tre cani e con i tre uccelli. Beh, qua non c'era nessun trio. Gli uccelli ci sono. Chi è che c'è? Sì, 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 non ci sono gli uccelli. Sì, ma non sono nuovi, no. Sono finti, sono quelli di prima. Cioè, accontentati di Zygarde. Cioè, che schifezza è Zygarde? Allora, Zygarde io non lo accetto. Per me Zygarde è un Digimon. Secondo posto per me. Un gameplay non lineare. Nel senso, è penso la cosa che tutti noi sogniamo. Un gameplay dove appunto magari la scelta non è sì, no e ti dice ok comunque qualunque delle, tipo ti piacciono i Pokémon? Sì, bene. Ti piacciono i Pokémon? No, bene. Qualcosa che possa cambiare, tipo che so, gli dico a mia mamma che non voglio le scarpe e lei ti dice ok, allora cammini. Vieni i pattini. Ti dice cammini, basta, ti freghi. Qualcosa calzo, di dolorante, poi ogni tanto perdi PS perché becchi cose che ti fanno male i piedi. Esatto. E a quel punto compare l'ama e fa nel touchscreen sotto e tu devi mandarla via col cazzo. Game design di livelli alti. Al primo posto ci metterò quella che pare a molti una scemata, però non so, la griglia. Io vorrei si superasse la griglia. Lasciamola su Minecraft, lasciamola su vecchi Pokémon, voglio evitare di muovermi in quattro direzioni al massimo 8 a modi asterisco. No. Sì. Ho capito che sa un po' da arcade, ho capito che sa un po' da tutto. Beh, in realtà l'hanno già tolta. Perché ti muovi in diagonale? Cioè comunque no, la griglia. Con i pattini non ti muovevi in griglia. Con i pattini no, però il mondo è chiaramente in griglia. Sì, il mondo si vede che è. Il mondo è in griglia. Infatti, perché il mondo deve essere in griglia? Hai l'opzione anche di camminare in griglia. Primo posto, dato che non voglio essere scontato chiedendo un MMO, che non succederà mai. Un qualcosa che possa dare al titolo la categoria che gli è stata data, ovvero Pokémon è un RPG, sì, ma manca di elementi, diciamo, fondamentali per un RPG, tipo delle quest, non delle quest tipo c'è il postino che ha bisogno dell'oggetto, trova l'item scanner, oh, ecco l'item scanner, oh, ecco l'oggetto, finita la quest, è l'unica quest del gioco, quella di trovare l'oggetto tramite l'item scanner che usi una volta in tutto il gioco. Sì, non è... Hanno provato qualcosa su Nero, stavo pensando. Però in realtà è finita lì, cioè ci hanno provato, ma non è neanche andata. Eh sì, quella tipo di catturare. Oppure la bimba a cui scappa il Pokémon. Sì, l'abbiamo già vista queste cose, però. Facciamo così, nella schermata di titolo, fate vedere tipo. E sotto. Jolty. Sanguinante che è morto.
E c'è scritto, a quel punto c'è scritto: vuoi evitare che usi anche un Ambrose? E allora devi giocare, devi combattere nel mondo. In questo modo si va avanti. Prego Winfrey, so che sono molto utile in questi momenti. Prima del commento slash fanart, devo salutare Fede Magno, me lo sono ricordato all'ultimo, quindi ciao Fede, me l'ha chiesto. Allora, la fanart commento di oggi, dato che è una cosa insieme, allora la domanda della volta scorsa era che tipo di starter volevi, che tipo di starter volevi su Moon e Sun, eccetera. Giacomo Sbarra, sì. Ho dovuto controllare. Giacomo Sbarra ci ha mandato quello che pensa lui saranno i prossimi starter. Abbiamo anche, gli ha dato anche i nomi. Fur Fire. No. Sai che ci ho pensato anch'io. Poi abbiamo. Sa proprio così la canzone. Erbe. No, l'erbe. È che è tagliata, dannazione. Penso sia Erbe. Erbae. Se no è Carbae. Perché. Ah, è stata Erbae probabilmente. Vabbè. È quello d'Erbae. Sì, ok. Ma forse. Aspetta. No, Carbe. Vedi, è quello d'acqua. È quello d'acqua. No, è nero, non l'apre. È nero. A me piace quello d'acqua. Eram, che sarebbe mare al contrario. A me. No, non è mare. Sì. È mare. È mare. Il latino mi fa vedere le cose diversamente, ragazzi. Comunque. Beh, effettivamente. A me piace un sacco quello d'acqua. Sì. Mi piace. Ma. Mi piace un sacco quello d'acqua. Io voto per quello d'acqua, tutti i voti. Io sono indeciso tra quello d'acqua e quello di fuoco. Forse il Fur Fire. Non avevo dubbi che avessi fatto quello non meno bello. Aspetta, no, mi sono confuso. Non meno bello. No. Non lo so cosa ho detto. Vabbè, insomma, non il mio, ok? Non il tuo. Ecco. Perfetto. Allora, gamer, questa era la fanart slash commento. La domanda di oggi è: qual è la top feature? Te l'ho rubata. Esatto. Qual è la top feature che vorresti da Moon e Sun? Faccio sapere questo nei commenti. I migliori commenti li leggiamo la prossima volta. Esattamente. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale. E ci vediamo alla prossima. Ciao, gamer. Ciao.